Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale dei Carlitos, io sono El Pazza e non ci siamo spostati, nel senso che siamo rimasti qui sulla nostra schermata di Pazzaville. Disoccupazione colpisce gli operai generici, non capisco perché, strano, ci sono tante case, forse per quello? Vabbè, come se non lo sapessi. Andiamo a esportare operai generici che continuano a crescere, andiamo a spostare l'industria degli alimenti che non capisco perché continua ad andare a 6 e vediamo di fare una cosa di questo genere. Prendiamo l'elettricità che dovrebbe essere, no, non è ancora a meno 1, quindi finché non è a meno 1 a noi va benissimo. Flusso di cassa più che positivo. Abbiamo costruito nell'episodio precedente il nostro primo albergo. Questa è una struttura, necessita di operai specializzati, quindi andiamo a costruire una casupola. Secondo voi riesco a costruire una casupola qui? Forse vado a rovinare l'equilibrio. Vado a rovinare l'equilibrio della zona. Allora facciamo una casa qui, che secondo me male non fa. Vorrei ricostruire questa zona. Tra l'altro abbiamo delle migliorie per quanto riguarda anche le strade, quindi adesso abbiamo il viale centrale grande che è nuovo. Ok, ci sta. Abbiamo i servizi per i cittadini, che è la sicurezza, che andiamo subito ad implementare. La bassa densità per i negozi, ok, e abbiamo la media densità per quanto riguarda l'industria pesante. Le richieste per quanto riguarda la città sono praticamente pari a zero al momento, perché ovviamente andiamo di pari passo con le richieste. Abbiamo quasi un gettone di richiesta di acqua, quindi eventualmente ci espandiamo con quello, e quasi un gettone di elettricità, quindi abbiamo bisogno anche di elettricità. Obiettivo della fase 2 raggiunto, quindi andiamo a ricostruire. Vediamo di fare magari il solito giochetto con le strade in primis. Mettiamo un attimo in pausa il gioco, perché dobbiamo fare una cosa abbastanza distruttiva. Togliamo queste case, e te pareva che non cancellavo la via, togliamo, queste le lascerei per il momento. Qui abbiamo delle casette piccole, quindi bam 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 bam. Facciamo una cosa di questo genere, voilà, pausa. Abitazioni, operai specializzati, media densità. E qui avevo tolto il collegamento stradale, quindi lo faccio anche di qui, ossia stradina piccola, tic tac, ehi, tic, ehi, allora tic tac. Abbiamo la nostra, dammi il bulldozer. Perché non mi dai, ecco, una cosa che non capisco è perché non mi dà questo, cioè nel senso, io adesso non posso cancellare un pezzettino piccolo, perché? Vabbè, cancella l'allenamento selezionato, niente, vabbè, io spero si possa cancellare quel pezzettino lì, perché se no a monte faccio un fondo schiena tale. Rimettiamo le nostre case a media densità, sì, e la stessa cosa la facciamo qui, magari facciamo una cosa di questo genere. Lì mi hai costruito un non so cosa esattamente, ma perché non mi lasci più il bulldozer, scusa? Guardalo, cioè tu mi fai cancellare tutto, perché? Spiegami perché,
Tell me why. Cancella l'elemento seleziona variabile, ma io lo voglio sbloccato. Sbloccami sta cosa. Oddio. Forse devo farti play. Ah, devo farti play. Ma che boiata. Ma veramente? Questa è una gran boiata. Cioè, in pausa non puoi eliminare le cose. Vabbè. Allora, costruendo questo, in teoria, sì, cosa c'è? Alberghi turistici. Ma sì, ma adesso arrivano. Aspetta un attimo. Sì, con calma arrivano. Un attimo. Date possibilità alla gente di arrivare in città. Gli uffici non trovano personale. Sì, lo so. Aspettate un attimo di pazienza, signore. Cioè, non è che adesso tutto e tutti subito. Adesso, cioè, tu vai già in bancarotta e appena. Cioè, vabbè. Aspettate, la vita è perfetta comunque lì. Carburante. Industria degli alimenti. 6. Acqua. Meno 0,9. Elettricità meno 0,7. Andiamo a costruire il nostro secondo acquedotto, che male non fa. Servizi ai cittadini, no, qui acqua. Il nostro secondo acquedotto lo metterei da queste parti qui, sì, mi piace, vicino al fiume ci sta, voilà. E la strada che lo collega, che deve partire ovviamente da questo punto, e andiamo da questa strada qui. Ah, tra l'altro devo fare la stradina più piccola io. Mettiamo qualche curva, perché è giusto che ci facciamo qualche curvetta. Guardate questa bella stradina costiera. Facciamo una cosa di questo genere. Così. Mega stradone per arrivare qui. E qui richiede l'operaio generale, che tra l'altro ha già trovato la lavoratore. E operai specializzati. Andiamo di costruire un'altra casupola, però piccola, di operai specializzati prima che li trovi lui. Facciamo da qui. Cioè, tac, appena lì. È troppo difficile reperire l'elettricità, quindi dobbiamo assolutamente aumentare la potenza. Per quanto riguarda l'elettricità, abbiamo a disposizione una centrale elettrica piccola. E la posizionerei qui, esattamente vicino al nostro centro servizi. Dopodiché potremmo guardare la zona dei rifiuti, se attenzione, vedi, 06, il carburante è quasi un gettone in meno, l'industria degli alimenti ha un gettone da poter spendere. Quindi vediamo di sistemare anche quello e vediamo di sistemare il nostro finalmente ufficio della polizia. Abbiamo l'ufficio dello sceriffo, che al momento questo possiamo fare, altrimenti l'altro mi chiede 75.000 abitanti, quindi ragazzi, cioè, tanta roba mi chiede. Ok. Questo episodio pullula di novità, direi. È passato un aereo, che roba. Vabbè, l'ho già perso, eccolo. Guardalo fuori schermo. Basta. Non posso più raggiungerlo. Allora, controlliamo i gettoni. Elettricità meno 0,4, quindi siamo a posto. Industria pesante più 0,4, la manifattura, potremmo costruire un po' di manifattura, l'industria degli alimenti da sistemare,
con il commercio che continua a saltare a destra e a sinistra, e lo devi mettere a 7, cioè non è che 7 e il carburante non è ancora a 1, quindi finché non è a 1 direi che la situazione è a più 30.000, quindi abbastanza stabile. Vorrei tenerla sempre abbastanza in positivo e lo faremo. Intanto vediamo di sistemare la manifattura della quale abbiamo bisogno. Lo facciamo così. E qui dietro, visto che ci piace, ci mettiamo il sito in costruzione. Perché tanto qua non ci costruiremo niente. Va che bello. Un po'... Tu spiegami chi ha fatto questa cosa. Spiegamelo veramente. Un genio. Vabbè, lasciamo perdere. La sanità è impeccabile. Bene, sono contento. Cos'altro? Facciamo arrivare un po' di... meno uno, finalmente. Quindi possiamo acquistare carburante in modo da portare... Siamo a meno uno. Carburante. No, scherzavo. Non è necessario. Allora, di cosa abbiamo bisogno? Rifiuti siamo a meno 0,4, quindi va bene. Acqua meno 0,1, quindi va bene. 7,7 carburante. C'è ancora un 0,9, diciamo. Discarto, anche se mi dice 1. Risorse, ha raggiunto la fase 1 della sicurezza. Va bene, grazie. Come trasporti pubblici cosa abbiamo? Non abbiamo ancora nulla, perché abbiamo questo che è il dipartimento dei pompieri. Servizi pubblici, servizi ai cittadini, trasporto, non abbiamo nulla. Quindi il trasporto pubblico lo sblocchiamo a 50.000. dobbiamo assolutamente costruire una città. Quindi per costruire una città io non volevo rubare spazio all'area delle vacanze. L'area delle vacanze che appunto abbiamo detto si sviluppa da questa parte. E allora facciamo una cosa tattica. Iniziamo a costruire qualcosa... Aspetta, togli questa cosa che mi sparaflescia. Facciamo operai. Operai. Allora, questa stradina piccola gliela volevo lasciare, quindi gli devo lasciare anche questo. Questi tre incroci non mi piacciono in realtà molto. Vediamo se riesco a tagliare questo pezzettino di strada in modo che vadano tutti di qui in uscita. Sì, facciamoli tutti in uscita, che non lo voglio. Non lo voglio, via. Cancelliamo questa strada che non posso fare purtroppo diversamente. Una strada normalissima la facciamo così. E dai. Non ci credo che non puoi costruirla. Su. Va bene, d'accordo, ok. Allora, facciamo una cosa di questo genere. Questo lo cancelliamo, questo la costruiamo, visto che ti piace tanto la strada fin lì. Devo usare metodi alternativi, visto che non me la fai costruire. Cancelliamo così. Certo che sono spaccamaroni però, Così abbiamo eliminato un incrocio. La gente è più contenta. Yes! Allora, qui abbiamo operai generici.
Direi di eventualmente aumentare la popolazione facendo mega quartieri di operai generici. Terrei questa zona qui piccolina, ancora con gli operai, questi sono specializzati, sì. Farei una cosa di questo genere: uffici, operai specializzati, media densità, bassa densità, bassa densità, media densità. Quindi, cosa ho detto? Uffici, media densità, sì, ok, media densità, bassa densità, media densità, ma io direi anche qua media densità, quindi bassa densità qui in mezzo, tanto voi siete generici, quindi questo è la vera storia. Allora, media densità. Anzi, bassa densità. Specializzati. Facciamo la nostra 2x5 classica. Così. Facciamo. Anzi, libera. Da qui a qui. A qui. Quindi questo, cioè io ho sbagliato tutto, ma va bene lo stesso. Vabbè, ormai l'ho fatto. Cancellerei questo pezzo di strada di modo che sia una cosa abbastanza dritta e tenendo via l'incrocio. Meno incroci ci sono, più contenti siamo. Il traffico scorre. Ok. Voi siete generici. Voi siete generici. E quindi direi di... Va che bello però, tutto questo verde mi piace. Sì. Più di fare cose di questo genere. Ma io posso costruire nelle abitazioni tipo... questo 2x5, 2x6, ah, non posso fare tipo un 3x qualcosa. Peccato. Sì, non avrebbe senso effettivamente fare un 3x, però era carina l'idea, secondo me. Ok, allora, bando alle ciance, distruggiamo questa zona. Distruggiamo questa zona. Espandiamoci, facciamo tie, e facciamo media densità, così poi abbiamo un fottio di gente che può lavorare per noi. Poi facciamo un mega quartiere qui, o forse potremmo fare anche un parco, perché no? Anche se qui la zona è abbastanza verde. Facciamo una cosa di questo genere. Intanto mettiamo gli operai specializzati abbastanza. Questi dovevano lavorare in colonia, in sostanza. Perché vanno agli uffici, dallo sceriffo. Questi vanno alla manifattura. Vuoi lavorare? Porco! Non ho mai visto un trattino così corto di... Cioè, tu soddisfazione del viaggio praticamente al 100%, non ti puoi lamentare. Scendi le scale, vai a piedi, in sostanza. Bene, mi piace. Mi piace molto. Mi piace molto. Facciamo allora... ho detto media densità, quindi anche qui distruggiamo qualunque cosa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20. Case. Eh sì, vi siete accorti che manca gente, vero? Sfigati. E voilà, ve li rimpiazzo tutti subito. Disoccupazione al minimo. 800 persone che se ne vanno. Scherzavo. Scherzavo.
Guarda qua cosa ti do, di tutto ti do. Vedrai, vedrai. Via questo. Qui, qualità della vita 100%, profitto, tasse. A proposito di tasse, guardiamo un po' le tasse. Di tasse abbiamo la manifattura che paga un sacco in realtà, quindi non sono molto soddisfatti. Vediamo di portarla al 20%, un po' come tutti. Qui abbiamo la tecnologica, abbiamo gli alberghi turistici, che anche questi sono da portare secondo me al 20%. Così abbiamo tutta una buona soddisfazione, direi. I più proficui sono una fabbrica di ventilatori, quindi è una zona abbastanza calda questa, direi. Le più costose, due pompe dell'acqua. Eh sì, purtroppo. Prestiti, speriamo di non usarne mai. Ok, e vediamo. Ditemi che cosa posso fare, perché io al momento sono in una situazione un po' di stallo, a parte che posso continuare a costruire case su case, al che adesso potrei anche farlo magari. Bassa densità direi da questa parte. Facciamolo così. Non ti piace. Peccato, non ti piace. No, facciamo una cosa di questo genere. Costruiamo il rettangolino da questa parte. Yes. Voi potreste diventare invece che bassa, media. Quindi, ancora come prima. Ehi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Andiamo a costruire case di operai specializzati a media densità. Voi direte, ma perché tutta questa fatica se poi cancelli tutto perché mi hai messo così? Scusa? Scusa? Perché mi hai fatto questo buco enorme? Perché mi fai questo traforo del Monte Bianco? Scusa. No, no, ti costruisco le case singolarmente io, eh. Stai attento. Una, due. Ciao. Cioè, tre. Ehi, anche ho visto il verde io. Tu non mi prendi per i fondelli. Eccotelo lì. Oltre, spiegami perché prima c'erano delle case, adesso non ci sono più. Che cosa è cambiato nel tuo stile di vita? Spiegamelo. Anche perché tra l'altro se io cancello questo magari. Facendo un casino della malora, tra l'altro. Uno, due, tre. Eh sì, ciccia. Quattro. E 5. Yeah. Io ti frego, è inutile. Se voglio costruire, costruisco. Capito? Ah, tac. Qua ci vuole del verde. Tac. Vuoi anche dell'altro verde? Tac. Voilà. Ok, abbiamo costruito in una zona collinare. Sembra un po' la San Francisco di noi altri. Comunque va bene lo stesso. E costruiamo un'altra stradina che vada abbastanza dritta da questa parte senza però andare a rompere i maroni con un incrocio. Quindi direi di costruire una casetta piccolina in Canada per quanto riguarda la bassa densità qui e la media densità dietro.
Intanto aumentiamo un po' i nostri cittadini e ci facciamo un po' di verde. Assolutamente. Tac. Ci mettiamo un po' di verde. Allora, questa strada è abbastanza inutile in realtà. Possiamo anche accorciarla. Oppure possiamo costruire una seconda linea di case da questa parte. Sì. Qui ci facciamo una bella riga dritta, possibilmente parallela a questa. Guardate, sfruttiamo questa strada. Facciamo una cosa di questo genere. Prendiamo una strada normale. Ce la costruiamo qui. E da qui facciamo una casa normale, anzi facciamo degli operai media densità, area singola, mettiamo così, qui allunghiamo la strada, allunghiamo la strada, non la stradina. Prendiamo la strada, facciamo così e facciamo così. Ecco che allora possiamo eliminare la strada in più e abbiamo un quartiere un po' più pulito, che dite? Facciamo così. Qui ovviamente non posso costruire una mazza, che pareva. Perché non posso costruire una mazza? Ah, signor benedetto, e non posso costruire perché? Perché ci sono gli edifici dietro, quindi la strada è costruita troppo in qua. Ma perché è così difficile? Spiegatemi. Cos'è che vi blocca? Se ti costruisco la strada leggermente, cioè qua è la posizione giusta in realtà. Io ti costruisco la strada un po' in obliquo. Allora, sarebbe bello riuscire a costruire prima una casa a media densità, sì grazie, per l'obiettivo 20.000 abitanti. Vedi, però me la metti storta. Io come faccio a costruire una strada possibilmente più dritta possibile da qui a là? Ci faccio una stradina piccola. Una stradina piccola, taglio questo pezzo, ho detto no, ma che rompimaroni sto coso, ma veramente tanto anche. Costruisco una strada piccola per tagliare da qui a qui. No, se tu mi rompi i maroni devo togliere anche te che sei piccola. Ecco che allora da qui vado leggermente in là. E qui dovrebbe bastare lo spazio, giusto? Dimmi di sì, ti prego. Sì. Bene, tutta questa fatica è stata ripagata. Direi di completare la nostra strada da questa parte. Completare con un bel giardino. Guarda qua che roba, guarda. Hoppete. E poi ce lo mettiamo anche qua dietro. Qui. Hoppete. Qui nei dintorni non serve. Qui dietro so che c'è uno spazietto, ecco qua. Hoppete. E qui. No, qui non sa, sì, qui servirebbe, cioè, eccolo lì, ti è. Precisione millimetrica. Precisione millimetrica, guardate che roba. Tag. Ok, detto ciò,
La sanità è impeccabile, 435 l'apporto di cittadini in questa città, abbiamo sbloccato la media densità, come ho detto prima, la manifattura, abbiamo la tecnologica, quindi il prossimo passo sarà costruire l'area tecnologica. Fatemi sapere dove può essere una buona zona, se in questa zona qui o più vicino. La tecnologica tra l'altro richiede dei dirigenti, quindi avremo una zona di dirigenti. E i dirigenti dove possiamo metterli? Lo chiedo a voi, fatemelo sapere nei commenti, io sono qui ad aspettarvi, vi ricordo la pagina Facebook, commentate anche là, iscrivetevi al canale e ci vediamo con il prossimo video. Ciao ciao!